Nel Consiglio Comunale di San Giovanni a Piro ricompare il gruppo di minoranza. Questa è la novità che viene fuori dalle elezioni amministrative 2020. Prevedibile invece la riconferma di Ferdinando Palazzo con la carica di sindaco. Ha incassato 1.927 preferenze, 1.235 in più rispetto ai voti assegnati alla lista presentata da Alberico Sorrentino, 692. Fuori da ogni gioco la squadra che era in corsa con Giuseppe Sorrentino ha incassato solo 4 preferenze e nessuno è stato eletto in consiglio. Si trattava di una compagine amica dell'amministrazione uscente e chi la capeggiava già 5 anni fa aveva corso con una lista civetta contro Palazzo. Allora era l'unica alternativa e quindi ebbe i suoi candidati eletti che di fatto hanno lavorato al fianco della squadra di governo negli ultimi 5 anni. Questa volta tra Palazzo e Giuseppe Sorrentino si è infilato Alberico Sorrentino con l'intento di riportare in consiglio un vero gruppo d'opposizione. Chiaramente ha provato ad aggiudicarsi la fascia tricolore, ma il paese ha espresso la volontà di continuare ad essere governato da Ferdinando Palazzo. La vittoria è della gente, ha dichiarato il primo cittadino, perché qualsiasi cosa noi facciamo, la facciamo per loro. Questa affermazione elettorale è stato un successo vostro, un successo dell'intera comunità. Compongono la nuova maggioranza Pasquale Sorrentino, 550 preferenze, Felice Gagliardo, 247, Giuseppe Scarano, 224, Alfonso Senape, 129, Gabriele Fasolino, 106, Felice Iannuzzi, 97 preferenze, Paola Di Mauro, 99 e Lucia D'Angelo, 87 voti. In minoranza, insieme a Sorrentino, entrano Sandro Paladino, 218 preferenze, Elisa D'Andrea, 85, Antonio Di Mauro, 70.